Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono la Squinzia e oggi concludiamo la nostra marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo con la seconda parte dei peggiori o dei migliori momenti trash che hanno caratterizzato il Festival degli anni 90 e inizio 2000. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su questo video, facciamolo arrivare almeno a 100 like così saprò che supportate il mio lavoro. Quindi iscrivetevi al canale e azionate la campanella. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, via con la sigla e cominciamo! Dunque, ci eravamo lasciati con una bella strizzata agli attributi di Baudo da parte di Roberto Benigni e oggi, per cominciare, rimaniamo in balia dei comici toscani. Apriamo il video di oggi con Massimo Ceccherini e Megan Gale al Festival del 2001 a fianco a Raffaella Carrà. Ceccherini, Ceccherini. Di Ceccherini, Ceccherini. Ah, tu Ceccherini. Credo che coppia di co-conduttori peggiori di loro non ci potesse essere. Un comico che non fa ridere perché il suo repertorio si regge su tutta una serie di battute che per il festival erano un po' too much. E la modella del momento che deve fare solamente la bonazza. Per questo motivo l'impatto avuto dai due sul Festival del 2001 è stato praticamente pari allo zero assoluto e si deve solo alla maestria della Carrà se si sono limitati i danni. L'apice del trash però è stato raggiunto nella scena che vedrete tra poco nel video. Il maldestro tentativo di corteggiamento del povero Ceccherini culminato con il comico che cerca di prendere in braccio e portarsi via la bella modella australiana che cerca a tutti i costi di mantenere l'aplomb, però trasuda tutto il suo imbarazzo. E anch'io sinceramente quando vidi la scena. Dai, andiamo col video. Vieni qua, perché non ce la fai. Sono Eminem! Rimaniamo sempre nel 2001, nella medesima edizione. Tutti quanti erano preoccupati per la partecipazione di Eminem, ma la vera minaccia del festival si è rivelata essere lui, Brian Molko. Ora, riprendendo la lista degli ospiti di quell'anno, ho realizzato solo adesso che erano veramente di un livello pazzesco. Stiamo parlando di Ronan Keating, Eminem, Anastacia, Moby, Enya, Ricky Martin e ovviamente Plasivo. Ragazzi, pagherei per vedere un Festival di Sanremo oggi di nuovo con tutti questi ospiti. Ma torniamo a noi. La scena che andremo a rivedere praticamente la conoscono tutti. Il leader della band concluderà la sua esibizione spaccando la chitarra contro l'amplificatore, in segno di spregio verso il pubblico impellicciato, ingioiellato e sicuramente avanti negli anni. Tuttavia esistono due versioni riguardo alle ragioni che hanno portato Brian Molko a compiere quel gesto. Quella ufficiale, raccontata dal cantante stesso, che dava la colpa all'alcol e al fatto che appunto abbia percepito fin da subito una certa ostilità da parte del pubblico nei suoi confronti. E poi in realtà c'è anche la versione ufficiosa, che è stata raccolta dal magazine online Rock Hall, che era presente quell'anno al festival. Rock Hall racconta infatti di come Molko avesse richiesto informazioni sul festival a Skin degli Scancanensi e che quindi poi tutta la sceneggiata fosse ampiamente premeditata. A quale scopo non è dato saperlo. In ogni caso, qualunque fosse il motivo, Brian Molko ci ha regalato un momento di memorabile epicità, quindi non ci resta che ringraziarlo. E ora guardiamoci il video. Torniamo negli anni 90 con il furto subito dagli Eli e dalla loro terra dei cachi. Italia, sì, Italia no, Italia pompa. Anche in questo caso credo che questa storia sia arcinota. Alla loro prima apparizione sul palco dell'Ariston, Elio e le Storie Tese si sono presentati con la leggendaria canzone La Terra dei Cachi, diretti dal baffo di Peppe Vessicchio. Le loro esibizioni sono state epiche, tra braccia finte e esecuzioni magistrali in tempo record di un minuto e la citazione ovviamente ai Rockets nell'ultima serata. Insomma, per tutti quanti dovevano essere loro i vincitori dell'edizione. Tutti quanti avrebbero voluto vedere gli Eli vincenti. Tutti, ovviamente, tranne uno. Leggenda vuole che sia stato proprio Pippo Baudo in persona a non ufficializzare i voti che aveva ricevuto Elio. E così i nostri eroi vennero relegati al secondo posto a favore di Ron e Tosca. Le indagini dei carabinieri hanno poi confermato che, voti alla mano, i veri vincitori sarebbero stati Elio, Fasio, Cesario e tutti gli altri. Ma il gruppo sapientemente ha scelto la strada dell'ironia e non quella delle polemiche per affrontare la faccenda. Conclusasi di fatto con una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta, vabbè. La canzone la sapete. Andiamo avanti col video. E dimentichi le pizze, fischiettando ti dirò. Ci avviciniamo alla fine del millennio scorso con Anna Oxa e la sua partecipazione al Festival del 99.
ragazzi, ve la faccio molto breve. A dettare scandalo non fu tanto la canzone con la quale la Ox si presentò, canzone grazie alla quale appunto vinse la manifestazione, stiamo parlando di Senza Pietà, ma al centro dell'attenzione di tutti, almeno all'inizio, fu il suo look. Capello lungo bicolore, pantaloni a vita pubblica e perizoma in vista. Insomma, più che pronta per Sanremo, sembrava pronta per il Coachella. La moda della vita così bassa, abbinata al filo interdentale intimo in evidenza e l'ombelico di fuori, sarebbe arrivata solamente qualche anno più avanti. E per questo la nostra Anna si rivelò a sua volta troppo più avanti rispetto a noi, che al tempo appunto non fummo in grado di capirla. Concludiamo con la formazione e con la performance che il mondo ci ha invidiato. Una vecchia canzone italiana cantata da Squadra Italia nel festival del 1994. Nel caso ve li foste persi, vi rinfresco io la memoria. Il gruppo si era formato in occasione del Festival di Sanremo del 94. Il progetto prendeva piena ispirazione ai mondiali di calcio e che si sarebbero svolti in quello stesso anno negli Stati Uniti. La formazione infatti prevedeva, guarda un po', 11 artisti tutti insieme, proprio come in una squadra di calcio. Il pezzo, neanche a dirlo, si classificò penultimo nella kermesse, ma chi erano i membri, i volti, le voci di questo Dream Team? Ve li vado subito a elencare. Giuseppe Cionfoli, Lando Fiorini, Jimmy Fontana, Rosanna Fratello, Vilma Goic, Mario Merola, Gianni Nazzaro, Nilla Pizzi, Tony Sant'Agata, Manuela Villa e Wes. Vogliamo aggiungere altro? No. Meglio di no, vero? Andiamo col video, va. Ok ragazzi, è tutto per oggi, vi garantisco che non parlerò più di Sanremo almeno fino all'anno prossimo. Questi erano i 10 momenti più trash che il palco dell'Ariston abbia mai ospitato. Ricordatevi di iscrivervi al canale e azionare la campanella per non perdervi tutti i miei video. Vi ricordo che sono presente anche su tutte le altre piattaforme social, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify e Clubhouse. Mi raccomando, continuate a taggarmi nelle vostre storie su Instagram a tema anni 90 e scrivetemi qua sotto nei commenti qual è il momento più trash e peggiore che vi ricordate di Sanremo. Io adesso vado a pentirmi amaramente di avervi fatto vedere questo video. Noi invece ci vediamo al prossimo.